Gentili lettori di Libera 24, ben trovati e ben trovata a Mabel Riolfo, candidata per la Lega alle prossime elezioni regionali. Anche per lei, Mabel Riolfo, 3 minuti per il suo appello al voto. Sono Mabel Riolfo, da 23 anni svolgo la mia professione di avvocato sul territorio, sono stata per 9 anni consulente legale esterno nel comune di Ventimiglia, per cui ho avuto come tecnico già un ruolo nell'amministrazione, i cui meccanismi quindi conosco abbastanza bene. Sono stata nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presidente di un comitato pari opportunità e rappresento alcune associazioni sul territorio. Da un anno inoltre svolgo anche il ruolo di amministratore del comune di Ventimiglia, in particolar modo sono assessore ai servizi sociali, scolastici ed educativi. Penso di poter portare le istanze del mio territorio in regione. È molto importante avere un allineamento tra quelle che sono le amministrazioni e la regione, proprio perché è in regione ormai, dove si trova un piccolo parlamentino, dove possono essere reperiti i fondi per diciamo, poter portare ad uno sviluppo della provincia. In che senso fondi e per che cosa? Fondi per le nostre imprese, fondi per il nostro turismo, fondi per le nostre infrastrutture. Bisogna combattere innanzitutto l'isolamento della quella che è la provincia di Imperia. Voi lo sapete, il nostro nodo autostradale è in grossa difficoltà, troviamo cantieri, soltanto raggiungere Genova per noi diventa oggi un problema. Bisogna combattere appunto contro queste difficoltà di raggiungimento nel nostro territorio, potenziare quelle che sono anche le strutture ferroviarie, la nostra Genova Ventimiglia, ma anche la Ventimiglia Cuneo per un collegamento migliore mare e montagna. Discorso transfrontalieri, c'è un grosso problema anche per quanto riguarda i nostri transfrontalieri che tutti i giorni vanno a lavorare in Francia, occorre anche tutelare il loro lavoro e portare le nostre ragioni attraverso anche facendo anche convenzioni con la Francia per fare in modo che anche la loro voce sia sentita. Il problema dell'immigrazione è un problema che rimane sempre il nostro nodo cruciale. Fino a quando penseranno che nella nostra provincia c'è un grosso problema riguardante la sicurezza e l'ordine, il turismo sicuramente, cioè questa nostra provincia non sarà attrattiva come dovrebbe. Quindi il mio impegno è anche sotto questo fronte. Vi chiedo pertanto il 20 e 21 settembre di barrare il simbolo Lega e di scrivere Riolfo, perché votare Lega non è come votare gli altri partiti, vuol dire essere, tutelare il nostro territorio, le nostre imprese, la nostra floricoltura e le nostre aziende. Grazie Riolfo, come a tutti, in bocca al lupo e grazie a voi per l'attenzione.